scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo. Siamo all'Istituto Kennedy di Monselice e questa è diventata un po' una fucina creativa per realizzare un presepe vivente che sta veramente coinvolgendo centinaia di persone. Il professor Giacomo Zanellato è il preside dell'Istituto Kennedy e credo che sia lei il primo a confermarmi che c'è un mondo dietro questa organizzazione. Certo, siamo partiti l'anno scorso con la prima edizione, molto in sordina, piano pianino, però la manifestazione è cresciuta e quest'anno con la seconda edizione pensiamo di allargarci, diciamo, di coinvolgere molti più figuranti, molte più persone, molti più attori. Come mai questa passione, questa attenzione della scuola per un presepe vivente? Da cosa nasce? Nasce da motivi storico-culturali, oltre che religiosi naturalmente. È partita in sordina ancora 3 anni fa con una prima manifestazione all'interno dell'istituto. Grazie sempre agli insegnanti di religione. Poi si è estesa all'esterno con la prima manifestazione storico-culturale e religiosa, come dicevo, per le vie di Monselice, e quest'anno penso che esploderà, tempo permettendo. Questo è un po' il nostro... Confidiamo nella provvidenza. Esatto, bisogna senz'altro confidare nella provvidenza perché la macchina organizzativa ha bisogno anche di questo, insomma. Jacopo Ziglio è uno dei giovanissimi rappresentanti d'istituto qui al Kennedy, è un po' la voce di tutti gli studenti in qualche modo, Jacopo. Qui c'è veramente una macchina da guerra che si sta muovendo. Sì, già l'anno scorso avevamo iniziato col piede giusto, avevamo portato 150 ragazzi in manifestazione, quest'anno abbiamo ancora aumentato, siamo circa 200 quest'anno e siamo fieri di andare a manifestare, andare a rappresentare il presepe di San Francesco in piazza Monselice. Ma è difficilissima come organizzazione. Con la collaborazione di tutti ci stiamo riuscendo, specialmente della professoressa Bertazzo Rosalba. Però è un'opera difficile, sì, organizzare tutti gli studenti, fare in modo che siano contenti dei costumi, che gli vada bene il ruolo, e organizzare le zone, dopo anche la parte del coro, del canto di San Francesco, dei frati che seguono San Francesco, come quando lo seguono. Dopo i contadini, tutta la preparazione anche è fondamentale per questo genere di incontri. Poi se non funziona è colpa del rappresentante d'istituto, magari ti salvi. Speriamo di no, speriamo di salvarsi, dai. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo. Rosalba Bertazzo è insegnante di religione qui al Kennedy, è un po' l'anima di questa iniziativa. Qui siamo in particolare in una classe, siamo nella quinta Pacle, che ha scelto delle scene, dei quadri particolari all'interno di un presepe che ci racconta San Francesco in particolare quest'anno. Esattamente. Il presepe che faremo quest'anno è il presepe vivente sui passi di San Francesco. Ogni classe ha scelto una scena particolare, un momento particolare della vita di San Francesco. Questa classe ha scelto, ma con grande entusiasmo, di rappresentare la famiglia di San Francesco. Quindi avremo Pietro Bernardone, Mona Picca e il negozio di stoffe, poi faranno sì la servitù di casa, eccetera. E poi comunque questa classe, che sarà collocata dentro il cortile del castello, e alcuni di questa classe fuori dal castello faranno i lebrosi. La ricerca su quali fonti è stata fatta? Perché i costumi sono estremamente accurati, evidentemente c'è anche una ricerca di fonti storiche e religiose. Beh, le fonti francescane sicuramente, e quest'anno in ogni punto ci saranno appunto dei pannelli con una frase delle fonti francescane che stanno ad indicare la scena che viene rappresentata. Poi ogni classe ovviamente ha approfondito il proprio punto, insomma il proprio... Sì, il ruolo che aveva e la scena che rappresentava. Quali sono state le difficoltà maggiori? Sì, ci sono state difficoltà. Beh, le difficoltà maggiori da parte degli studenti nessuna, nel senso che proprio loro sono contentissimi di fare la cosa e non vedono l'ora che arrivi il 26. E le difficoltà maggiori credo da parte mia quello proprio di reperire i vestiti, nel senso che è impegnativa la cosa, però da parte delle contrade c'è stata veramente una grandissima.
grandissima disponibilità e anche fiducia, perché darci tutti questi vestiti che sono preziosi non è semplice. Diciamo che un po' tutto il comune, l'amministrazione comunale, la parrocchia di Monselice, tutte le realtà della zona, il Movimento per la Vita, ci stanno aiutando veramente alla grande in tutto. I bambini, per esempio, ci vengono portati tutti dal Movimento per la Vita di Monselice. È chiaro che per un'iniziativa di questo genere fondamentali sono anche i costumi, insieme alla preparazione e all'entusiasmo dei ragazzi. E qui con me c'è Maria Cristina Pertegato, che è costumista, possiamo dire, Maria Cristina, oltre che una delle mamme delle studentesse di questa classe. E tanti costumi, tanto impegno e tanta ricerca, evidentemente. Perché la nostra contrada ha come riferimento storico il 1200. Ricordiamo qual è la vostra contrada. La contrada di Caodo, per cui noi facciamo una ricerca sui libri, sui vari documenti che possiamo avere in quella storica per poter mettere insieme questi vestiti. Il costume che stiamo vedendo qui? Il costume da popolana, molto semplice, si cerca di fare le cose più semplici possibile, molto rifinite tutte a mano, perché non si devono vedere le cuciture, le cerniere, i bottoni non c'erano, per cui c'è tutta questa ricerca che va fatta per essere in regola, come si dice, nell'epoca che noi rappresentiamo. Questo è un nobile che anche noi avevamo, la nostra famiglia nobile, però molto ristretta, molto semplice, molto al contrario di magari tante altre contrade che erano, sono molto più farzose, molto hanno la corte di Federico II, per cui c'è un ampio vestiario di nobili, di velluti, di tessuti molto più pregiati dei nostri. Come avete capito, non è per nulla un lavoro semplice, è una grandissima faticata, devo dire, per tutti quanti. Adesso vediamo un po' i ragazzi che cosa ci dicono. Chris Queruli interpreta un altro personaggio, direi, fondamentale, che è quello di Maria. Hai scelto tu questo ruolo? Sì, l'ho scelto io perché mi piacciono un sacco i bambini e... Il senso della maternità ti ha portato. Sì, mi piace un sacco e so che si cambiano anche ogni tot di minuti, perché poi sono hanno freddo, quindi sarei tantissimo mamma quel giorno. Da morire. Poi ci saranno anche dei bambini neri che ci vengono dati dal Movimento per la Vita, che è il movimento del Monselice. Senti, ma quando ti hanno coinvolto in questo progetto, eri un po' scettica o hai accolto subito con entusiasmo l'idea? No, ho accolto, perché anche l'anno scorso con gli altri rappresentanti abbiamo organizzato anche un presepe qua a scuola e poi abbiamo fatto quello a Monselice. È stata un'organizzazione un po' difficile, però anche quest'anno ha dato buoni risultati e darà buoni risultati. Infatti siamo anche più figuranti, quindi vuol dire che l'anno scorso ha avuto successo, insomma. Un impegnativo il tuo comunque, eh? È abbastanza. L'averci amato. Roberta Brasola è una delle coraggiose che hanno scelto un ruolo molto impegnativo, che è quella del lebroso, della lebrosa. Come mai hai deciso di proporti in un ruolo che magari non è ricercatissimo? Ma forse fa parte un po' del mio carattere, cioè mi piace evidenziare anche gli aspetti un po' negativi della quotidianità, anche perché è giusto rappresentare chi soffriva e chi magari anche oggi esiste questa realtà e spesso e volentieri non viene mai messa in risalto. Quindi forse anche perché sono stata in Burkina Faso, ho avuto questa esperienza in prima persona di stare a contatto con la gente che soffre, quindi mi viene un po'... sono entusiasta di fare questo ruolo, insomma. Questo non è il primo presepe vivente che fa l'istituto, mi pare comunque che ci sia un'adesione veramente entusiastica da parte vostra, non vi siete mai tirati indietro? No, non ci siamo mai tirati indietro, anzi siamo sempre pronti a sperimentare, a inventare, a organizzare, siamo sempre molto attivi.
tu che sei del mondo. Abbiamo anche la fortuna qui di avere Gianluca Salmistraro, che è proprio San Francesco. Gianluca, tu sei il protagonista assoluto di questa edizione. Protagonista, e penso che sia un ruolo importante che dà significato al presepe. E... sei preparato, hai studiato per fare questo ruolo? Sì, ho letto la storia, mi sono fatto, insomma, ho fatto luce, insomma, su quella che è la vita di questo personaggio, e ho visto che è un gran personaggio che ha lasciato tutto, ha lasciato le sue cose, lui era nobile, e per seguire la parola di Dio e il Vangelo. È stata questa la cosa che ti ha colpito di più? Questa è stata la cosa che mi ha colpito, perché ha avuto, diciamo, il coraggio di spogliarsi di tutto davanti a tutti, nel senso che è stato un grandissimo uomo, secondo me, un grande uomo. Quindi partecipare a questo presepe vivente diventa per voi anche in qualche modo una lezione di vita, perché conoscere San Francesco diventa per te anche un modo per riflettere su quello che fanno i giovani, su come sei e su come vorresti essere. Beh, sicuramente dal primo momento mi ha fatto riflettere, da quando ho letto, diciamo, la sua vita. La conoscevo già, ma forse adesso, diciamo, mi butto dentro, diciamo, un mondo che prima avevo solo letto sui libri e ho studiato a scuola, insomma. In qualche modo adesso lo incarni? Adesso lo incarno, sì.